Lo sapevo, eh? Cosa? Che erano due balordi, la pistola era falsa, non avrebbero mai sparato. Sei sempre così sicuro di tutto? Tu? Hai avuto paura? E certo, tantissimo. Sembrava di morire. Mi dispiace. Eh sì, però intanto con la pistola non l'ha abbassata. Te l'ho detto, lo sapevo che era falso. E allora hai fatto bene il tuo lavoro. Bravo. Sei un eroe. Quelli avevano già rapinato tre supermercati. Li stavamo aspettando, te l'ho detto, lo sapevamo. Io non avrei mai messo in pericolo la tua vita. Ah, allora ecco perché venivi tutti i giorni. Io che per un po' pensavo. Pensavi? Pensavo che venivi lì per me. E com'è tuo marito? Martino, sì. Sì, ci siamo conosciuti qui, lui lavora per un'azienda di pannelli solari. È un uomo molto dolce, ha questo accento parigino e non si è mai tolto, nonostante siano tanti anni che sta qua. Ma in 10 anni di matrimonio mai una lite, uno screzio, che ne so, un piatto tirato, una cena saltata. Non riesco a non guardarti e nemmeno a non pensarti. Ma così non ce la faccio, scusa, devo andare. Ho detto una cazzata, aspetta, ho detto una cazzata. Mamma, devo andare proprio a preparare la cena, devo andare. Aspetta però, resta qua, non partire così. Aspetta. Anch'io non riesco a non pensarti. Aiutami. Aiutami, non mi cercare più. Ti prego, aiutami, non mi cercare più.